Eccoci giunti alla conferenza stampa di presentazione di questa nuova opera. Allora, voi sapete che il mio investimento sulla musica nuova, la musica contemporanea, è importante, ci credo moltissimo e credo di avere dato dimostrazione, perché questa credo sia la quarta creazione. Ricordiamo, abbiamo iniziato con Mettici il cuore, quindi una nuova partitura di Corvino, poi c'è stata Matti Kohler con un musical, abbiamo avuto la Cendrillon che è stata trascritta, abbiamo avuto la Missa brevissima di Federico Gon ed eccoci ora arrivati a Marco Podda con la sua Donna di Veleni. E, la cosa che io ritengo più importante per questa operazione, per questa rappresentazione, è l'idea che per la prima volta un'opera contemporanea è stata inserita in stagione, ovvero insieme a L'Ernani, insieme a Cavalleria, Suor Angelica, abbiamo Donna di Veleni e poi ci sarà Tosca. Questo lo ritengo un'azione importante che legittima la musica del nostro tempo ad avere pari dignità, pari interesse, deve essere e vivere con noi. Gli autori del nostro tempo devono parlare con la lingua delle persone che vivono e deve comunicare. Quindi questa è sicuramente una delle novità di questa produzione, ma altre novità e altri, diciamo, spunti che mi ha offerto questa produzione sono l'essere riuscita in qualche modo a coinvolgere tutte le realtà cittadine più importanti, non più importanti, quelle che ovviamente si adattavano meglio ad essere coinvolte in una produzione lirica, di opera lirica. E devo dire che sia dal punto di vista del sostegno che abbiamo avuto di uno sponsor importante, abbiamo il dottor Fanello che rappresenta Mirato, nello specifico voi vedrete che è la Clinians che è il main sponsor, ma la cosa veramente nuova, più che nuova, diciamo che porta avanti un disegno che io ho iniziato ancora con la ITOF, correggetemi se sbaglio, nella produzione di Gianni Schicchi, che ha visto uno sponsor sostenere l'acquisto dei biglietti per i giovani. Quest'anno, per questa produzione per Donna di Veleni, Mirato sostiene l'acquisto dei biglietti per i giovani musicisti che provengono da ben 3 conservatori diversi. Abbiamo il Conservatorio di Novara, il Conservatorio di Milano e il Conservatorio di Torino. Perché questi 3 conservatori? Abbiamo iniziato con questo primo blocco agganciandoci un po' a quelle che sono i contatti più diretti, il maestro Vittorio Parisi, docente presso il Conservatorio di Milano, il maestro Alberto Iona, Conservatorio di Torino, e il nostro Conservatorio di Novara ovviamente non poteva mancare. Quindi grande innovazione da questo punto di vista, un solco che speriamo sia poi percorso e tracciato ulteriormente da altri sostenitori che intuiscono il valore del sostegno soprattutto all'inclusione e alla partecipazione dei giovani, che così hanno la possibilità di vivere la recita e non solo la prova generale, non solo ad un costo agevolato ma assolutamente gratuito. Quindi primo fra tutti, grazie a Mirato che è qui con noi. Un'altra novità è il nostro Ottico Bonzanini, che non è qui con noi, che metterà a disposizione una fornitura di lenti a contatto per il cast e il coro, poiché il maestro Alberto Iona non vuole vedere occhiali, di conseguenza Bonzanini è con noi e ci assiste. La città quindi ci segue in questo. Abbiamo all'interno di questa produzione il coinvolgimento del coro di Voci Bianche con il maestro Veggiotti e il maestro Beretta che preparano i loro 2 cori, e sul palcoscenico avremo il meglio di queste voci selezionate. Il coro San Gregorio Magno non poteva mancare, questa volta impegnato in una nuova partitura. Un coro che è seguito dal maestro Mauro Trombetta, che è sempre vicino a noi, per il quale questa Donna di Veleni rappresenta uno sforzo importante, perché non è una Traviata o una Tosca, che sicuramente presentano un impegno dal punto di vista vocale, ma questa è una nuova partitura.
Non si conosceva nulla, ovviamente, perché Maestro Podda l'ha finito da pochi mesi, così come l'impegno per la regia, per cui grazie al Coro San Gregorio Magno per questo impegno. Abbiamo la Scuola Musicale di Teatro con gli attori, le comparse che vi prendono parte, e nonché la nostra amata Accademia dei Mestieri dell'Opera, AMO. Abbiamo qui i nostri giovani che fanno parte anche loro del cast. E per finire, no, direi che ci siamo. Abbiamo praticamente cercato di coinvolgere tutti. L'allestimento è prodotto da noi ed è quasi terminato, maestro? Ci siamo? Sì, è quasi terminato. Quindi quest'anno è una stagione molto impegnativa per i nostri laboratori, perché continuiamo a produrre e non abbiamo finito, perché abbiamo Tosca Bimbi, il barbiere, e Tosca in stagione, per cui stanno lavorando alla grande. Un grazie speciale ai nostri laboratori. E due parole solo, anche se so che mi dicono che a volte mi dilungo, però non posso non farlo, perché voglio descrivere e voglio rivivere insieme al maestro Podda il momento in cui quasi un anno fa ci siamo incontrati una sera nel mio ufficio, e il maestro mi aveva presentato due soggetti, è vero? Erano due. E in quel momento mi sono innamorata di questo soggetto, del quale poi vi parlerà in maniera più corposa il regista, e che io mi sbaglio sempre quando parlo di Iona, perché il regista e il librettista sono padre e figlio, quindi tra Emilio e Alberto, io che sono nota per fare queste confusioni, invece lui è Alberto, mi ha affascinata, sono un soggetto bellissimo del quale vi parlerà. Sono stata poi particolarmente felice perché nella scelta del cast, i quattro artisti, cantanti principali sono qui seduti vicino a me, ho avuto il piacere di coinvolgere sia Paoletta Marrocu, che è anche docente dell'Accademia AMO, quindi un'artista che stimo particolarmente e siamo particolarmente felici di averla nel ruolo della donna di Veleni, quindi carismatica quanto lo è nella vita. E poi sono stata particolarmente felice che il maestro Danilo Formaggia abbia accettato di cantare in questa produzione, perché voi vi ricordate bene che l'anno scorso nella produzione di Traviata ci salvò la vita quando due tenori persero la voce in corso d'opera. Prendemmo il maestro Formaggio, lo buttammo in palcoscenico direttamente in generale, e diciamo che ci hai salvato, quindi grazie. Era più facile. Abbiamo anche Julia Ferres, che interpreta Maria. Il cattivissimo è Danilo Formaggia, Ruggero. Invece Maria è la parte, è la vittima, ma anche no, ma non vi diciamo come finisce. Quindi benvenuta Giulia, sono molto felice, credo sia un debutto italiano, spagnola. E siamo felici anche perché Giulia è anche una cara amica, per cui sono felice di averla qui, perché la seguo da tanti anni e sono onorata di averla nel mio teatro. E per finire Matteo Mezzaro, che ho avuto modo di conoscere ed apprezzare in altri lavori, quindi quando ho pensato a lui e lui ha accettato mi ha fatto particolarmente piacere. Non è facile quando si tratta di un'opera contemporanea coinvolgere artisti, perché ovviamente loro devono studiare, imparare la parte, bisogna chiedere al maestro compositore di costruire, di cucire, no? la parte attorno ai protagonisti, per cui è un'avventura, è un continuo work in progress, è una creatura che nasce e prende vita. E, diciamo che io adesso vorrei lasciare la parola, non so se al maestro Vittorio Parisi come direttore, forse partirei, maestro, dalla storia e dalla regia, poi passerei al maestro Podda e poi al direttore dell'esecuzione, va bene, tanto per dare una gerarchia di contenuti. Alberto. Grazie Chiorin, grazie a tutti, io sono molto felice di essere qua, mi fa molto piacere, e una nuova opera è sempre molto affascinante, interessante e stimolante.
Il plot narrativo, velocemente, è un triangolo amoroso, ma che in realtà si modifica. È uno scontro fra due uomini, sostanzialmente, per una donna. Un nobile che usa la violenza e un giovane innamorato. Quindi apparentemente è il triangolo tradizionale che diceva Bernard Shaw, anche se le voci non sono proprio le stesse. Bernard Shaw diceva l'opera è quella cosa dove il baritono vuole andare a letto col soprano. No, il tenore vuole andare a letto col soprano, ma il baritono non vuole. In questo caso, cioè, sono due tenori che si contendono una donna, ma la particolarità di quest'opera, di questo plot narrativo, è questa figura della donna di Veleni, che è la grande madre, la grande sapiente, una donna fuori dal tempo in un certo senso, è la maga, anche un po' strega, ma nel pregiudizio della gente. In realtà è la sapienza, è la conoscenza dei meccanismi profondi dell'uomo, a cui loro due entrambi si rivolgono, e c'è una crescita finale dei due personaggi che in qualche modo altera e modifica sostanzialmente il rapporto maschile e femminile. È un'opera che racconta questo, un grande scontro aperto fra il mondo maschile e il mondo femminile. Quindi questo è il plot narrativo attorno a cui il maestro Podda ha lavorato con mio padre Emilio Iona. La regia, un po' la particolarità del mio modo di lavorare, è che io non lavoro da solo, ma lavoro con un mio staff, una compagnia controluce con cui da tanti anni affrontiamo il materiale musicale, in modo particolare poi il teatro d'opera, attraverso l'uso dell'ombra, che va a raccontare un po' il nostro lato oscuro, le memorie, i ricordi, le paure. Quindi c'è un secondo mondo, oltre a quello del palcoscenico dove agiscono i cantanti, è quello dell'ombra, che racconta appunto il non detto, i ricordi, le paure, e in questo caso racconta le memorie, i ricordi della figura femminile di Maria, ma poi racconta soprattutto il pregiudizio nei confronti della maga. Più volte entreranno in scena queste ombre che in realtà deformano quello che è in realtà la maga, perché un aspetto importante anche in quest'opera è la paura del diverso, di questa grande sapienza, di questa grande madre, no? L'ultima parola è di Grosse Mutter, cioè la grande madre, una madre eterna che in realtà riporta in qualche modo alla conoscenza del sé. Grazie, grazie Alberto. Io sono molto felice comunque di lavorare con te, non l'avevo conosciuto prima, e oltre ad essere tecnicamente stupendo, cioè lavora veramente in maniera egregia, riesce a mettere veramente le persone, tirare fuori il meglio da ognuno, quindi veramente grazie di cuore e complimenti per questo. Grazie, ma voglio aggiungere che abbiamo un cast meraviglioso, cioè una disponibilità, un'intelligenza, e stiamo lavorando veramente molto bene. Io sono veramente molto molto felice di tutto, del cast in modo particolare, ma di tutto quello, cioè tutti, anche i ragazzi, tutto lo staff che mi avete trovato. Sono felice, ovviamente come ho avuto modo di dire già un anno fa quando ho iniziato, e fu la prima conferenza stampa di Rigoletto, il problema vero è che noi ci innamoriamo costantemente di ogni produzione e poi alla fine rimaniamo tristi perché è terribile. Forse la cosa migliore sarebbe importare direttamente l'opera, così me la vedo montata qui e io altrimenti la vivo, la mi innamoro e il distacco poi diventa doloroso. Però vabbè, bisogna fare, partire e finire sempre un po' morire. Maestro Podda, allora vediamo, grazie. Triestino. Ah sì. Anche tu, certo. Sei un po' al debutto nell'opera lirica, è vero? Assolutamente. Ho fatto 75 titoli per la prosa, partendo dai 19 anni, ma in fondo questo è un'applicazione. Però Novara, ripeto, è stata una città importante perché oltre al fatto che sono stato invitato a fare questo esperimentino, è una città in cui io penso, in cui è passato Puccini, che ha rifatto le sue variazioni sulla Butterfly, un teatro di creazione, di sperimentazione, più di quanto si possa pensare. E quindi il fatto di essere a Novara, con questa compagnia splendida, con degli interpreti che sono reattivi, partecipi, fare degli esperimenti per creare teatro, no? Questo teatro... Scusate, sono un po' disfonico oggi. Per fortuna che non devi cantare. No, assolutamente. E quindi questa città, questo teatro, le persone di questa città che fanno sperimentazione, dove tante volte
ho sperimentazioni che spero siano godibilissime, non prendete, ecco. È per così dire musica potabile, vero? Si dice potabilissima. Così? Potabilissima. Perché ho voluto fare teatro, teatro, cioè a me è sempre piaciuto il teatro, mi piace andare a teatro e mi piace emozionarmi a teatro. E quindi, come mi piace emozionarmi uno spettacolo di prosa, ho detto, ma perché un'opera uno non si deve emozionare? Perché non si possono usare gli stessi ingredienti? Allora, in questo abbiamo una città che favorisce la creazione, un teatro, abbiamo degli interpreti che stimolano. Facciamolo strano. Allora, strano ma usabile, per cui prendiamo un testo tra virgolette sapienziale che porti alla conoscenza, una fiaba ma che indirizzi ad un cammino e quindi che nobiliti questa operazione. Il fiato magico è una storiellina e può essere letta come storiellina, c'è la sua musica ma c'è un suo percorso. Prendiamo un percorso di conoscenza che può essere letto a diversi livelli, da quello più superficiale, diciamo estetizzante, a quello un po' più profondo di percezione emotiva, e in quello ancora più profondo di razionalizzazione e conoscenza. Non diciamo cosa facciamo, ognuno cerca il suo perché nel suo livello, ma creiamo teatro, teatrum, il luogo del theos, quindi del... Però facciamolo senza far annoiare le persone. Allora, noi oggi sappiamo tante cose, niente in realtà, ma tante cose in più rispetto a quella che è la percezione, come si creano a livello biologico, a livello del nostro sistema proprio fisiologico, quello che noi chiamiamo emozioni, che non sono emozioni, ma sono reazioni del sistema simpatico. E sappiamo, in parte, abbiamo appena iniziato a conoscere, come tramite questo microfono, arrivando ad un elaboratore, che è la nostra corteccia, noi produciamo emozioni. E questo già lo utilizziamo nel cinema, nella prosa, nella pubblicità, nella comunicazione. Questi piccoli elementi, uniamoli agli elementi della, tra virgolette, composizione tradizionale, no? E diamo una plusvalenza comunicativa su base percettiva neurosensoriale. Questo non toglie il fatto della fantasia, della creazione, eccetera. E facilitiamo il percorso di chi ascolta questa fiaba. Fiaba un po' noir, però ha molti strati. Basta. Avete basta, capito? Basta, siccome basta. Avete visto che ci sta ipnotizzando? Il fine è questo. Andando a toccare alcuni nodi della corteccia cerebrale, alla fine di quest'opera uscirete, non vi dico come, però cambiati. Grazie maestro Podda. Dovete sapere che maestro Podda, tra le altre cose, è anche un foniatra e io unisco le due cose. Siccome ho un cast che deve essere perfetto, non ci saranno problemi. Danilo Formaggia, non succederà come i tuoi colleghi in Traviata, perché ci pensa il maestro, il dottor Podda. Infatti è questa, se voi ci pensate, un'altra delle cose veramente un rischio, se un cantante all'ultimo momento avesse qualche piccolo problema, non lo dico scaramanticamente, a parte che giustamente nessuno conosce la parte, potrebbe essere stata scritta così, però a meno che non si preveda un cover, ma noi non siamo in scala e i cover non ce li possiamo permettere, così è. Quindi io me li curo, me li coccolo, state bene, stanno benissimo, e mi sono preso il compositore foniatra. Benissimo. Allora, maestro Parisi è il più serio della compagnia, finalmente, che ci riporta un attimo alla, diciamo, alla realtà. Maestro Vittorio Parisi, direttore dell'esecuzione, raccontaci. Ma prima di raccontare qualcosa, volevo ricordare a Danilo Formaggia che il maestro Podda ha studiato canto, mi risulta, e quindi sei ampiamente sostituibile. Nel caso se la canta lui, perché lui la conosce, cioè, capisci? Lui la conosce meglio di tutti noi, naturalmente.
Allora, ci sarebbero molte cose da dire, naturalmente, qui non sarebbe nemmeno giusto dire tutto, ovviamente. E io ho fatto molta musica contemporanea, e di tutti i tipi. Io partirei, anch'io, nonostante dovrei inquadrare la cosa dal punto di vista musicale, anche dal titolo e dal soggetto. È molto facile adesso fare un'opera su un martire contemporaneo, su una strage, su qualche cosa, perché questo è successo comunque, perché lo deve avere. Questa è una storia invece che pone un impegno, e l'impegno nel capirla e un impegno nel musicarla che deve basarsi sulla qualità, perché passa solamente attraverso questo. E devo dire che l'impianto di quest'opera è un impianto, direi, e penso che ne possa essere contento, un impianto tradizionale. È un impianto tradizionale con le voci che vengono trattate in maniera convenzionale, ma queste non sono brutte parole, queste sono significa anche il rispetto del ruolo dell'artista e della loro specializzazione. E la stessa cosa vale per gli strumenti. L'orchestra è un'orchestra da camera, è di 20 elementi esattamente, ed è un'orchestra che ho formato io, tra l'altro, 25 anni fa, che si chiama Dedalo Ensemble, e che possiamo dire specializzata nella musica contemporanea di ogni genere, ma anche nella musica del Novecento di ogni genere. E penso che loro avranno, perché noi cominciamo a lavorare con l'ensemble musicale domenica, avranno il piacere di suonare una cosa che ha un significato, cosa che non succede tutti i giorni nel nostro lavoro. È un'opera a forme chiuse, divisa in 6 scene di lunghezza variabile, e non è che ci siano vere e proprie arie, diciamo, come nella, ma ci sono delle parti che sono anche ardue, ma come ho scritto nella cosa che mi è stata chiesta, non sono accademiche e difficili per il gusto di esserlo, sono perché hanno una realizzazione espressiva. Naturalmente poi si lavora insieme, perché in un'opera, e questo è sempre successo nella storia del teatro, si fanno delle piccole modifiche in corso d'opera, appunto, perché il primo a farlo è lo stesso compositore, generalmente, come è successo con Puccini, con Verdi e con gli antenati del maestro Potta. Grazie maestro, grazie mille. Grazie anche di aver ricordato la presenza della Dedalo Ensemble. Come più volte dico, ma ci tengo ancora una volta a sottolinearlo, la qualità è la mia principale preoccupazione. Può piacere o non piacere quanto voi dal punto di vista estetico andrete a vivere, a vedere, ad ascoltare sul palcoscenico del Coccia, però io ci tengo molto ad offrirvi sempre un prodotto di altissima qualità, questo sì. E vorrei chiudere con questo, diciamo, scenografia in piccolo che il maestro Iona mi presentò quando presentò il suo progetto, al quale ho chiesto per favore di riportarmelo, e vorrei che ci dicessi qualche cosina, così avete almeno un'idea, un'anteprima di quello, vi preparate a quello che poi vedrete sul palcoscenico. Grazie. Allora, questo è l'impianto scenografico di Alice De Lorenzi, che è la scenografa che lavora con noi. In realtà l'opera si apre con uno spazio, come dicevo, in qualche modo realistico. C'è un connotato che in qualche modo ci dice dove siamo, che i due grandi quadri in realtà sono il Trionfo della Morte che c'è a Palermo. Quindi ci dice siamo in una Sicilia... come dire, non barocca, ma per noi in qualche modo è il periodo barocco della Sicilia. C'è un grande letto con un grande baldacchino. In realtà questi spazi diventeranno gli spazi dell'ombra, perché con un gioco di luci in realtà il baldacchino ospiterà ombre e i quadri si trasformano con un gioco di luci e di ombre e accolgono in realtà lo spazio. Tutto questo poi a un certo punto svanisce, come per magia, i cambi sono stati pensati teatrali, cioè non è semplicemente un chiudiamo il sipario e riapriamo, ma è tutto in qualche modo uno spazio scenografico e ci svela quello che c'è sotto.
che è una pedana che diventa ora letto, ora spazio della maga, perché magicamente a un certo punto questo si apre e diventa questa il luogo della magia. Si richiuderà e si aprirà a un certo punto la parte centrale, questa sarà la porta che l'innamorato andrà a battere disperatamente per farsi aprire, per anche lui chiedere il proprio destino. E poi tutto questo in realtà diventa un nuovo spazio che, con questo grande mantello che prima sarà a terra, che poi salirà e sarà la grande scena della magia, perché questo è costruito in modo tale che la parte superiore in realtà ospiti anche qui ombra, e mentre davanti avverrà una gestualità astratta che racconta questa preparazione della coppa di veleno, che in realtà è questa coppa di amore e morte, di vita e fine, in realtà dietro noi avremo un immaginario che è proprio quasi delle streghe di Macbeth, no? Quindi vedremo di tutto e di più che viene infilato. Quindi il gioco è questi due piani in qualche modo. Quindi abbiamo uno spazio che è tremendamente cangiante. La cosa che ci interessa è questi due mondi, no? Il mondo dell'ombra che dialoga con il mondo reale, con questi, e l'idea della spazialità, cioè che le ombre non sono proiettate sempre sullo stesso piccolo schermo, ma è la scenografia che in qualche modo di volta in volta accoglie il mondo dell'ombra. Grazie mille, grazie anche per il progetto. Non è, io amo particolarmente quando il regista arriva con un suo tangibile e concreto come questo modellino, lo trovo molto, a me piace, molto professionale, e permette al direttore artistico in questo caso anche di avere un'idea e di capire qual è la direzione, perché ovviamente uno deve poter scegliere con in maniera consapevole e non subire in un qualche modo, no? Quando ormai è troppo tardi, come succede, ti arrivi in prova generale e vedi, dici ma io non era questo, è troppo tardi ormai. Invece grazie per avermi permesso di entrare prima. Prima di chiudere lascio ancora un attimo la parola al maestro Podda, che vuole dirci qualcosa. Sì, scusate, so che l'ora è tarda, l'ipoglicemia si fa sentire, ma volevo puntualizzare ancora una cosa, perché tante sono le cose da dire, ma stringiamo. Questo volevo sottolineare in quest'opera che è un'opera umana nel senso della comunicazione della persona, personum, attraverso i suoni, e cioè è una comunicazione della voce, perché la musica strumentale è una comunicazione del suono estratto, il teatro vocale è una comunicazione della voce cantata. E quindi, oltre a tutto quanto ho detto sulla storiella, volevo sottolineare come quest'opera sia stata scritta pensando soprattutto ai ruoli principali che conoscevo all'inizio della scrittura. E questi sono la voce del signore Marocco e la voce del signor Formaggia. E gli altri due me li sono immaginati. E la voce del coro, perché il coro è personaggio, come nella tragedia greca, non è deco, non fa ambiente. È un personaggio. E soprattutto, come la fortuna di questo esperimento novarese contemporaneo sia antichissimo, cioè scrivere per il cantante, perché noi non esisterebbero delle opere di Handel senza Sinesino, senza la Pauline Viardot non ci sarebbero certe opere. Bisogna, e devo dire che certe cose di questa opera non ci sarebbero se non avessi avuto anche queste voci, di cui ringrazio anche per la pazienza, la disponibilità, la qualità, anche gli altri che dopo si sono adattati a queste cose, ma volevo sottolineare la presenza importante di queste due grandi voci che hanno fatto sì che ci sia questo tipo di scrittura, perché senza loro nessuno si sarebbe
sarebbe stato molto grave cantarla. Ecco, questo ve lo assicuro io, non voglio dirvi di più perché sennò... È un iscuvazio questo, eh? Stai mettendo le mani avanti perché sai che abbiamo il tenore che ti sta maledendo da... È no, vero, no, Danilo? Tanto protesterà con... No, io volevo ringraziare il maestro perché mi pensa proprio bravo. Grazie, grazie a tutti, grazie ai nostri solisti, agli artisti, grazie agli ombristi, grazie ai solisti della scuola AMO, dell'Accademia, grazie a tutti. Grazie ancora una volta Mirato, dottor Fanello, veramente grande opportunità che mi apre veramente la porta verso questo tipo di sostegno. Grazie di cuore.